Nel nostro comune non è attivo un servizio di raccolta differenziata domiciliare. Cosa intende fare per migliorare la situazione ambiente e rifiuti a Voghera? La settimana scorsa abbiamo terminato una petizione dove abbiamo raccolto il disagio dei cittadini della via Rosselli, dove si lamentavano dell'insufficienza delle piattaforme per la raccolta dei rifiuti appunto nella stessa via. Io credo che importante sia, come è iniziato nel centro, continuare una raccolta porta a porta, perché attraverso questa raccolta, come succede in altre città vicino a Voghera, si può anche intervenire economicamente e di conseguenza andare a ridurre i costi della raccolta. Io credo che le risorse per fare questo ci sono. La raccolta differenziata è partita attraverso una sinergia con la nostra azienda partecipata. La raccolta differenziata è un qualcosa che è in crescita. Abbiamo l'obiettivo del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata nell'arco dei prossimi 2-3 anni. È stata iniziata nel centro storico perché diciamo così, la zona più propensa e più idonea a questo tipo di attività. Verrà allargata nei prossimi mesi anche ad alcuni quartieri esterni, ma assolutamente c'è attenzione per l'ambiente e riteniamo che la raccolta differenziata introdotta gradualmente possa portare quei benefici che ci auspichiamo tutti possano portare, che sono innanzitutto una riduzione, anche se graduale, della tassa sui rifiuti, che peraltro la mia amministrazione nell'anno 2014 e nell'anno 2015 ha già ridotto del 15%. Allora, soprattutto i rifiuti sono, diciamo così, un elemento importante della tutela ambientale. Assolutamente la sperimentazione fatta nei comuni virtuosi ci dice che la raccolta differenziata porta a porta, a partire dall'umido, è, diciamo così, il segno di una inversione di tendenza rispetto a quello che più impatta sull'ambiente, cioè la raccolta indifferenziata e il conferimento agli inceneritori, su cui noi continuiamo anche a livello provinciale, territoriale, a fare una battaglia contraria. Quindi la raccolta differenziata. La raccolta differenziata però è un'azione centrale ed emblematica del comune, ma è una parte che deve arrivare all'interno di un programma complessivo che segue fra l'altro le indicazioni, le direttive della Comunità Europea, e cioè che partono da una riduzione degli elementi di scarto e di consumo all'origine, che arriva a promuovere il recupero, il riciclaggio, il riuso del materiale, a non produrre rifiuti. Dopodiché, quando si arriva a ridurre il più possibile i componenti che sono indifferenziabili, a quel punto, per esempio, la raccolta dell'umido può essere mirata a produrre compost, a riutilizzo in qualità di rifiuti. Devo dire che però il termine ambiente mi sollecita tantissime altri aspetti da valutare, per esempio le produzioni di tipo inquinanti, tutela, la conservazione dell'acqua, della risorsa dell'acqua è
diciamo così, una azione a tutela dell'ambiente che va molto al di là della nostra amministrazione o della nostra generazione. Noi dobbiamo pensare, quando pensiamo all'ambiente, che dobbiamo lasciare alle future generazioni un ambiente vivibile, gradevole, non inquinante. Cioè, il fatto che l'Oltrepò sia un terreno di agricoltura ci deve far pensare ai tir di veleni, pesticidi che noi stiamo usando, ci stiamo avvelenando la vita, e quindi qui c'è proprio una rivoluzione di tipo culturale, economico e operativo da realizzare, ma le assicuro, si tratta di questioni di volontà e non di questioni di bilanci o di vincoli. Ma guardi, io mi sono permesso di coinvolgere alcune personalità e la cittadinanza proprio per quanto riconcerne l'ambiente. Io ho tenuto un incontro pubblico dove si parlava di ambiente futuro in virtù anche di quello che sta avvenendo nel nostro circondario. Io ricordo che negli anni 60-70 si parlava della provincia di Pavia una gruviera, poi queste gruviere sono state riempite da materiale di tutto e di più. Oggi si sta parlando di centrali e di quello che potrebbe avvenire nell'ambito di questo territorio. Cosa fare per i rifiuti? Beh, noi tutti produciamo rifiuti, sono i problemi di tutti i comuni. È ovvio che una raccolta differenziata non è che risolve il problema in toto, risolve il problema per alcune specificità. Allora io vi faccio solo un esempio. Noi abbiamo avuto questi esperti, in particolar modo il dottor Rinaldo Sorgenti, che è vicepresidente di Assocarboni, che ci ha spiegato tecnicamente, per esempio, che la raccolta sulla plastica è inefficace perché molte qualità e molti tipi di plastica non possono essere comunque rigenerati e comunque gestiti in modo diverso. Qui a Voghera si fa solo nel centro storico una raccolta degli umidi. Io sono uno di quelli che non fa raccolta degli umidi e vi spiego subito le ragioni, non perché sono pigro, non perché io ho un'abitudine di vita che a mezzogiorno non mangio mai a casa, alla sera non mangio mai a casa e quel poco che produco non sono comunque umidi e pertanto forse sarò anomalo per questa città, ma io ho svolto un'attività nella mia vita lavorativa dove mi ha portato sempre a pranzare e cenare fuori casa. Allora, anche qui la Camera di Commercio che ci dà i dati, siamo la maglia nera della Lombardia. Siamo al 29%, se non sbaglio, 30% di raccolta differenziata. Nel programma abbiamo scritto che gradatamente la porteremo al 60%, quindi secondo quelli che sono ormai gli standard comuni delle città più avanzate. I modelli organizzativi sono assolutamente alla portata. Le competenze, se non sono a Voghera, si vanno a recuperare, non bisogna fare molta strada, è un obiettivo fondamentale per muoversi e per definire Voghera una città ecosostenibile. Deve essere assolutamente migliorata perché il comune di Voghera è in ritardo rispetto anche alla legge. La legge prevede che nel 2012 si dovesse raggiungere il 65%. Della raccolta differenziata, non siamo arrivati ancora al 30%, e questo ritengo che sia una politica estremamente mirata dell'amministrazione attuale, che non crede realmente in questo progetto, in questa necessità. Quindi anche questo è un punto molto importante del nostro programma. Noi intendiamo implementare ovviamente la raccolta porta a porta con la tariffa puntuale, ci sono dei sistemi tecnologici che permettono immediatamente all'operatore attraverso un iPhone di identificare proprio sacchetto per sacchetto quanto l'utente ha smaltito, e questo permette oltretutto, certo c'è un costo di implementazione, ma ci sono esempi virtuosi in tutta Italia, sono già 80 i comuni che hanno realizzato livelli di raccolta differenziata che superano il 90%, quindi addirittura un terzo in più del minimo diciamo richiesto dalla legge. Quindi la metodologia c'è, è molto chiara, si sa come realizzarla, le risorse si possono tranquillamente
trovare e nel giro di un anno questo può essere realizzato e noi intendiamo realizzarlo. Ai miei tempi era il 23-24%, e adesso con un impegno sul centro storico così siamo arrivati a superare il 30%. Mi sembra un po' poco, ecco. Forse si può fare qualcosa in più. Lei è favorevole all'espansione del territorio oppure crede che si ritroverà, nel caso dovesse diventare sindaco, a scontrarsi con la classe dei costruttori? Io credo, io non sono favorevole all'espansione del territorio. Credo che bisogna ripartire dalle piccole cose e in riferimento a questa domanda credo che le piccole cose partano dal centro. Quindi una ristrutturazione del centro e poi si vedrà. Guardi, il piano di governo del territorio prevede una cosa completamente diversa. Prevede la possibilità, perché credo che non debba essere impedita, di edificare, ma in modo ragionato ed equilibrato, cioè nel momento in cui si avvia un cantiere c'è una regola precisa che prevede che fin tanto che alcuni cantieri non sono finiti e terminati, non se ne possono avviare di nuovi, secondo delle regole molto stringenti. Questo credo che sia una norma di salvaguardia, di garanzia e di responsabilità, proprio per evitare le problematiche che si sono verificate in passato di inizio di edificabilità, di edificazione di aree che poi non hanno visto il termine, la conclusione. Quindi questa norma le dà l'indicazione che anche se il piano di governo del territorio ha previsto alcune aree di espansione, cosa che credo, vede, i piani di governo del territorio non vedono avanti 2 anni, vedono avanti 20 anni, quindi è evidente che sono strumenti propositivi e di fiducia. Io credo che le critiche siano assolutamente ingiustificate, anche perché il piano di governo del territorio, sempre con delle norme ben precise, invita a sistemare e a restaurare anche le zone centrali. Chiaramente noi non possiamo imporlo in modo assoluto, ma c'è un forte incentivo verso questa direzione. Quindi guardi, il piano di governo del territorio che abbiamo approvato è stato fatto con grande attenzione, con grande razionalità e con grande responsabilità. Quello che secondo me comunque vale molto per quanto riguarda i livelli occupazionali è il volano dell'edilizia. Allora, se noi cominciamo a pensare che fare una speculazione urbanistica, non so, tanto per fare un esempio, nel Parco Baratta possa indurre una occupazione solida e continuativa nel campo dell'edilizia, commettiamo un errore. Secondo me la edilizia ha bisogno di una fornitura, con una continuità di domanda che può essere costruita specialmente mediante una continua, costante manutenzione, opera di manutenzione, recupero, ristrutturazione degli edifici esistenti, a partire, io sostengo, dal pubblico, perché il pubblico deve, cioè come il buon padre di famiglia, fare una costante attività di manutenzione del proprio patrimonio, ma anche favorendo e incentivando i cittadini ad operazioni di recupero e manutenzione di meravigliosi edifici che già esistono. E che incontrano più facilmente le esigenze di chi cerca casa, di chi cerca un negozio e di chi addirittura cerca una sede per attività produttiva che non sia il capannone disperso nel deserto della periferia che intristisce le nostre tangenziali. Nessuna classe di distruttori. I costruttori sono coloro i quali danno economia in una città.
Io ritengo che rispetto ad alcune leggi nazionali i comuni devono essere molto più ampi rispetto all'attuale. Si possono fondere diversi comuni, le attività dell'edilizia è un'attività primaria rispetto, anzi secondaria rispetto alla primaria che è l'agricoltura. Il nostro è un territorio agricolo, pertanto noi dobbiamo andare a rivalutare e rivitalizzare il territorio periferico, perché abbiamo tante cascine, tanti luoghi che io ho avuto modo di conoscere andando addirittura nei quartieri, e ho visto che c'è tanto degrado, molte case non più abitate. Io credo che per ridare vita alla città bisogna anche partire o ripartire dalla periferia. Non sono favorevole, sono contrario all'espansione del territorio. Il Parco Baratta è un vulnus nel territorio cittadino. Spazi per le costruzioni sono già a disposizione. Noi opereremo in maniera molto intelligente, direi, e molto netta. Da una parte capiremo, fermeremo il Baratta laddove è possibile fermarlo. Dall'altra parte riorganizzeremo gli interventi sul suolo, puntando alla riqualificazione del centro storico, quindi alla riqualificazione degli edifici del centro storico e limitando la speculazione edilizia. Se questo porterà a scontrarci con i costruttori, ci scontreremo. Sì, certo, il partito del cemento a Voghera è molto forte. Comunque noi intendiamo dialogare anche con queste entità in termini positivi. Naturalmente io sono assolutamente contraria all'uso indiscriminato del territorio, e quindi anche il PGT vigente, cioè il piano del governo del territorio vigente, per quello che ci riguarda andrà completamente revisionato, perché il problema di questo PGT è che ripropone tutto ciò che era previsto nel vecchio piano regolatore, il che significa che vi è stato un fallimento rispetto alla edificazione, rispetto ai programmi del piano precedente. Il nuovo PGT addirittura ha implementato di ulteriori 2 milioni di metri cubi, e quindi con un uso del suolo soprattutto di espansione a macchia d'olio ulteriore della città, che non è più proponibile. Noi abbiamo la necessità a Voghera di avere aree boscate, perché c'è necessità di un ricambio di CO2, di ossigeno e CO2, perché c'è un'area assolutamente non pulita, e quindi il settore di sviluppo per quello che riguarda l'edilizia e l'edificazione sarà concentrato sulla ristrutturazione degli edifici dismessi. Voghera è veramente in una situazione drammatica da questo punto di vista, e quindi qui c'è molto lavoro da fare, e poi nella ristrutturazione degli immobili esistenti per quello che riguarda in particolare l'aspetto energetico. Quindi qui possono lavorare muratori, cioè intanto l'impresa che può organizzare le attività complessivamente, ma anche poi singoli artigiani per tutto ciò che riguarda serramenti, coibentazioni, la parte elettrica, la parte idraulica, cioè tutti possono trovare molto lavoro, perché il patrimonio comunque qui si è edificato molto negli ultimi anni, quindi non manca assolutamente la materia prima per quello che riguarda l'esistente. Non sto dicendo che non si costruirà più nulla, assolutamente, però si costruirà ciò che serve, e sicuramente non sarà edilizia residenziale, perché la città ha bisogno di altre funzioni e di un'organizzazione degli spazi, di collegamenti tra quartieri diversi. Ricordo che poi nel settore della costruzione c'è anche quello delle opere infrastrutturali, quindi anche la viabilità, piuttosto che sia viabilistica, oppure ciclopedonale protetta. Quindi anche questo è lavoro, e ce n'è molto per molti anni. Beh, io credo che la crisi economica abbia già dato una risposta, non c'è più bisogno di consumare territorio, mi sembra che ci siano parecchie cose ancora in vendita, in vendute, si può salire verso l'alto, Milano insegna, City Life è una dimostrazione di crescita verso l'alto senza consumo di territorio, si può far così anche qui.